Ma se noi umani quando usciamo diciamo andiamo a prendere una boccata d'aria, i pesci cosa dicono? Andiamo a prendere una boccata d'acqua? Ricetta va! Ho voglia di crema al caffè, quindi non sono uscita, stasera che cosa faccio? Faccio la crema al caffè, ma sono capace a farla. Sì, sono capace, sono capace. Andiamo a vedere gli ingredienti. Per fare la crema al caffè mi serve una bottiglia vuota, del caffè solubile, del latte intero, della panna montata, un bicchiere di plastica e dello zucchero. Man mano che facciamo la ricetta vi dico anche le quantità. Allora, nella bottiglia mettiamo lo zucchero, praticamente un bicchiere di zucchero. Io ne ho messo tanto così e lo aggiungiamo. Poi sta scendendo, sembra che nevichi. Poi andiamo a mettere del caffè solubile. Facciamo che ne metto mezzo bicchiere, poi vi va a discrezione se vi piace più o meno forte. Io ne metto, guarda, così, tanto così. E lo andiamo ad aggiungere allo zucchero e lo facciamo scendere. In teoria dovrebbe scendere, in teoria. Non scende, no, non scende. È sceso, quindi rimane il caffè e lo zucchero. Adesso andiamo a mettere un bicchiere di latte, latte intero. No, è latte freddo, deve essere freddo freddo, freddo da frigo. Quindi un bicchiere di latte. E abbiamo anche il latte. Praticamente viene sta schifezza qui. Poi andiamo a mettere la panna. La panna sono 300 ml. E anche la panna. Dopodiché vediamo cosa uscirà. Rimettiamo il tappo della bottiglia e cerchiamo. Mi sa che sta venendo una cagata. Ho shakerato. Per un minuto. Andiamo a vedere com'è venuta. Vediamo. Ah, ma dai, è venuta bene, guarda. Sì, è venuta bene. Infatti deve avere questa consistenza. Assaggiamo. È venuta buona. Ce l'ho fatta. È la prima volta che la facevo, eh. No, è buona, è buona, è buona, è buona, è buona. È buona. Provate. Shakerate solo un minuto. Poi se avete più forza ancora di più. Però un minuto basta. Ciao, al prossimo video. Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanella. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao.